ci preoccupa che può succedere a chiunque in qualsiasi momento la stessa cosa che è successa ai nostri colleghi. Speriamo di no, speriamo che sia finita, speriamo che vada tutto meglio, che il 2018 sia meglio del 2017. Si è chiuso con una rapina in Via Po nel quartiere di Saione alle porte del centro storico aretino il 2017, nelle mire di un bandito una tabaccheria. Ancora una volta il colpo è stato messo a segno all'ora di chiusura, attorno alle 20. Il malvivente armato di coltello avrebbe aggredito il titolare strattonandolo e buttandolo a terra per poi darsi alla fuga con l'incasso della giornata. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 per controllare le condizioni di salute del proprietario, ferito lievemente ad un dito. Solamente due settimane fa un'altra rapina era stata messa a segno a pochi metri di distanza in piazza Zucchi ai danni di un negozio di detersivi. E lui è entrato ed è andato ad aggredire la mia collega perché si è reso conto che era lei quella che aveva. Io da dietro mi sono resa conto che lei ha reagito perché lì per lì è stato un attimo concitato e ho visto lui che ha cercato col braccio destro, dove aveva il coltello, di fare un movimento un po' particolare, un po' strano perché l'ha alzato. Io avendolo visto entrare, sapendo che lì aveva il coltello perché l'avevo visto benissimo, mi sono aggrappata al braccio. Perché adesso si racconta così, ma se andava in un'altra maniera? Cresce così la preoccupazione tra i commercianti della zona. Qui bisognerà fare qualcosa, ora non lo so, parlando insieme a altre persone si parlava di tutelarci personalmente, mettendoci insieme. Controlli quotidiani, periodici, due volte al giorno, tre volte al giorno, quando servono.